Siamo qua con Franco Viganò di Geotab Buongiorno. per il Partners Day di Geotab a Roma, in una splendida cornice che è l'Ara Pacis. Volevo chiedere a Franco Viganò, innanzitutto, fare i complimenti per questa escalation che c'è stata di Geotab, no? Nell'ambito delle connessioni dei veicoli, del controllo da remoto, no? Per le flotte, per la gestione delle flotte. Oggi tutte le case costruttrici maggiori, sia di veicoli industriali che di veicoli commerciali, forniscono veicoli già connessi praticamente. Allora, volevo sapere se Geotab può interagire con i sistemi delle case costruttrici ed eventualmente che plus possono dare, può dare. Assolutamente, allora, ma ti rispondo così, a me piace sempre rispondere facendo degli esempi anche personali, no? Che sono un po', cose un po' più terrene. Ho la macchina, ho preso da poco una macchina nuova, che è un veicolo connesso. È un veicolo connesso, io ovviamente sono un consumer, ho un utilizzo privato dell'automezzo, quindi ho un veicolo connesso, ho la mia app che mi dà accesso a una serie di informazioni che sono di mio interesse come cliente privato. Quando parliamo però di flotte aziendali ci troviamo in un ambito differente. Le flotte aziendali sono molto raramente monomarca, se ci pensiamo, ci sono varie marche di mezzi. Inoltre l'interesse ai dati per ciò che riguarda un utilizzo aziendale è totalmente diverso. Sei molto più interessato a monitorare i consumi, sei molto più interessato a monitorare lo stile di guida. Gli aspetti manutentivi cerchi di approcciarli in maniera, come abbiamo detto poc'anzi nelle presentazioni, predittiva laddove possibile, quindi di prevenire un danno. Quindi è molto importante avere la capacità di connettersi ai sistemi degli OEM in maniera OEM independent, che è quello che noi facciamo. Una cosa molto importante da dire, noi di fatto interagiamo con i sistemi OEM, ma leggiamo quelli che i sistemi, non siamo in grado di fare programmazione assolutamente, questo andrebbe anche contro dei crismi di sicurezza, lasciatemi dire, ma riusciamo ad ingerire quelli che sono i dati degli OEM, immetterli all'interno del nostro sistema, che è poi un sistema configurato per l'utenza aziendale, che quindi mette a disposizione di quello che è il centro, la parte operativa delle aziende, le informazioni di loro interesse, la parte dell'ufficio traffico, informazioni di loro interesse e così andare. Quindi potendo integrare le informazioni e poi poterle presentare all'utente aziendale in maniera preformattata sostanzialmente. Perfetto, ti ringrazio molto e alla prossima. Grazie a te e buongiorno a tutti.